Partiamo dal titolo, ma questo senza i sandali dell'identità, con questo dubbio, cosa serve il sandalo? Perché il sandalo? E con una domanda, noi parliamo di identità, diamo per scontato, come quasi sempre, di sapere il significato di un termine, ma proviamo a identificare l'identità. Cos'è l'identità? Secondo lo sguardo che hai tu, Sì. ovviamente. Il problema è importante. E poi posso cominciare con una barzelletta? Beh, Comincia. no, non con una barzelletta, con qualcosa che sarebbe stato quasi tragico perché in quel momento non si possono fare scherzi. Ma io ero pieno, io venivo qui, venivo a Milano, partivo da Girona, da un aeroporto catalano. E tutti quanti, come venivano qui a Bergamo, passavano, passavano, passavano. Il poliziotto che ha visto un... la sua carta d'identità? Identità? Era... Io spontaneamente stavo pensando, non so cosa pensavo. Non ce l'ho. Subito, come sono un po' rapido, subito ho capito la cosa. Lei vuole dire identificazione. Ah, sì, la mia carta d'identificazione ce l'ho, ma come vuoi che, così non ho spiegato più, che la mia identità sia un numero, sia un passaporto, sia un pezzo di carta. La mia identità non è questo. Io non... Tutto l'Occidente, e questo è molto più grave di quello che sembra, ha confuso l'identità con l'identificazione. Per noi la differenza specifica è l'essenza della cosa. L'essenza della cosa è quello che mi distingue. Il malinteso tragico arriva fino all'ultimo punto, cioè quello che i cristiani, ebreo-cristiani, pensiero ebraico che distingue, che discerne, che separa, per spiegare l'identità dell'essere supremo, di Dio, è quello che lo distingue da tutto il resto. Quindi il tutt'altro, il trascendente, il differente, che ancora sta così dentro della mentalità corrente, che quando io voglio dare un bel complimento a una donna, dico: una donna di distinzione, è distinta, distinto pubblico, quindi uno schiaffo a tutto il resto. Noi siamo massa dannata, voi siete distinto. Essere distinto vuol dire essere superiore. Dio è il distinto. Dio è il differente, Dio è il trascendente, l'altro, l'altro. Per l'India, quando vuoi sapere cosa sia questo mistero divino, cerca non quello che si differenzia, ma quello che non si può differenziare e sta così insito, così inserto, così pieno, così dentro della stessa cosa, che non lo posso separare. Che non lo posso nemmeno distinguere. Quindi Dio non è il tutt'altro, è il contrario, è quello che è presente in tutte le cose, presente in tutta la realtà. Questo poi è quello che lo chiamate panteismo, e noi lo chiamiamo di un'altra forma. Ma il mistero resta il mistero. Dio è quello che non si può differenziare di nessuna cosa né di nessuno. Dio è presente in tutto. Nel catechismo indiano Dio si identifica con la lettera A, perché in tutto il vocabolario indiano tutte le lettere sono A, Ga, Ga, Ka, Cha, Ma, Na. Tutta una A che sta sempre insita in tutte le cose. Quindi, se io voglio difendere la mia identità, la mia differenza, a parte se uno scrive a tutti gli altri, perché sono diverso. Quindi l'identità confusa con l'identificazione è quello che mi distingue, è quello che mi differenzia.
E no, non va così. Beh, non va così per due terzi dell'umanità. Certo. E noi siamo così abituati a estrapolare le nostre categorie che pensiamo che la categoria di identità è una categoria sufficientemente chiara. È chiara se si capisce, altrimenti è tutto il rovescio. Io che sto un piede in tutti i mondi, posso capire un po' che con identità voi non volete dire identità, ma identificazione. E quindi l'identificazione è quello che mi differenzia, quello che mi distingue. E io non so se la differenza, se la differenza specifica, che vuol dire l'essenza, che non esiste in altre lingue, è quello che fa la cosa. Perché questa? Beh, da qui all'individualismo c'è un passo, niente, ci siamo. Ciascuno è ciascuno e sono diversi. No, ciascuno è unico, ma per parlare adesso in linguaggio più cristiano, c'è un salmo che a me quando lo dico io piango a volte perché capisco la forza. Miserere mei domine, che a pauper sum, avi pietà di me, Signore, perché sono un povero uomo. Che poi nell'ebreo non esiste, nel latino si ancora lo dice, e le traduzioni nuove edulcorano la frase. Miserere mei domine, che a pauper sum, et unicus, unico, nessuno prende il mio posto, nessuno mi può sostituire, sono unico. E se sono unico sono incomparabile, e se sono incomparabile non ho un'identità che si possa comparare a tutti gli altri, ho un'identità che non è identità, che è precisamente l'unicità di ciascuno di noi. E trattare ciascuno come unico vuol dire scoprire la divinità di quella persona. Vuol dire che quella persona ha un valore anche unico, e se è unico non lo posso comparare. Io che risulta che alcuni mi dicono che sono professore di religione comparate, comincio a dire che le religioni non si possono comparare. Non si possono comparare le religioni, ma questo è vero. Non si possono comparare, ha bisogno di un criterio di comparazione che permetta la comparazione, e siamo nell'artificialità. L'identità è perciò. Quando io voglio difendere la mia identità e quando la perdo. Se io sto preoccupato per difendere la mia identità, tu devi essere te stesso, senti. Che poi è la perdita dell'innocenza. Quando la mia mano destra sa quello che la sinistra fa, quello non vale. Quando io vedo, che lo dicevo alle sorelle di Madre Teresa, che rispetto, che amo, che ammiro, le care sorelle, che andavo una volta a settimana alla messa a Benare, che vivevano a 300 metri da casa mia, il tempio dove io vivevo, tutto quello che fate per Cristo non vale niente. Signore, quando ti abbiamo visto? Se mi avessi visto bene, l'avrei fatto. Quando tu non vedi a Cristo nel povero, e lo ami per lui stesso, e lo fai, questo vale. Quello che vale spontaneamente, non in virtù di tutto un argomento. E per me questo, perciò la parola di identità, quando io cerco la mia identità, non sono naturale. Cerco che si presenti bene, che faccia una buona faccia, che perdo la spontaneità e perdo la libertà. Tu mi stai confermando la vecchia tesi di un mio amico, un regista televisivo con il quale ho lavorato tanto a lungo, un cristiano vero che ha cercato di vivere anche, come dire, con una comunità, cercando di tornare alla comunità apostolica delle origini, coi beni in comune e così via. Lui mi diceva due cose. Diceva: è difficile dire io,
è difficile dire noi, perché è difficile dire Dio. Dio, sì. Ora, questo cosa vuol dire? Che la chiave di identificazione, come dici tu, è la chiave che per l'Occidente è interpretato sull'identità invece, viene messa per forza di cose in relazione a una figura di Dio, o un'interpretazione di Dio, a un tutto in qualche modo. Io direi di più del nostro amico. Non soltanto è difficile dire Dio, è impossibile dire Dio. Impossibile. Perciò Dio, tra Dio e l'idolo c'è una differenza molto sottile. Perciò Dio non è un concetto, casomai un simbolo, e il simbolo sempre appunta al di là. Il simbolo sta nella cosa simboleggiata, ma allo stesso tempo lo trascende. Io non posso confondere il simbolo con la cosa, ma non lo posso separare nemmeno. È tutta un'altra cosa, e questa è la complessità della vita. E questo è il mistero divino. E perciò quando facciamo di Dio un monopolio, Dio con noi, noi siamo con Dio, e le crociate in nome di Dio, e la Chiesa in nome di Dio, e non dire il Padre nostro, non pronunciare il nome di Dio in vano, qualsiasi nome di Dio che voglia essere reale, è una bestemmia. Dio è quello che dicevo prima, è così presente che non lo posso distinguere, né separare, né dire questo è Dio, questo non è Dio. Sta per tutto, quello che poi è il catechismo. Dio sta dappertutto. Ma come abbiamo fatto la confusione tra Dio e un essere supremo, Dio non è nessun essere. E quando a me dico, ma spiega un po', come mai, lei non crede in Dio? Dio essere supremo? No. E allora dico, e lei perché? E forse avanza la via. Io non sono monoteista. Non sono monoteista. Perché credo nella Trinità. E la Trinità ha questo corollario molto razionale. Vuol dire che Dio non è sostanza, saremmo tre dei. Vuol dire che Dio è relazione, e in questa relazione ci sono anche io, e c'è anche il mondo, e ci sei tutte le altre cose. Questa è la Trinità, che poi il monoteismo è molto utile per la visione piramidale delle cose. Un re, un impero, una civiltà, una religione, un papa, una. La reductio ad unum, che è un postulato della ragione, non si può negare, non va, non è il criterio della realtà. Quando a me mi chiedono tante volte, adesso faccio una confessione, come mai lei può dire che lei è cristiano e indù allo stesso tempo senza essere sincretista? Io non posso dire sono cristiano e non cristiano, questa è contraddizione. Ma chi ha detto a lei che essere indù vuol dire essere non cristiano? Questo è un presupposto gratuito. Parliamoci, vediamo un po' cosa vuol dire. E allora è tutto un altro mondo. Le civiltà non sono folklore. Il dialogo tra le civiltà o tra le religioni non è un dialogo dialettico, è dialogico, direi io, è un'altra cosa. Il monoteismo che genera un universo, non un universo che si pretende ordinato, piramidale in genere di potere, perché questo è. Noi oggi siamo di fronte a una strana società per la quale si usa il termine di multiverso, ossia
le grandi, le chiamano differenze, capiamoci, c'è questa multiformità di comportamenti, questa molteplice possibilità di riferirsi a modelli che sono tra loro diversi. Come leggi, io ho un'impressione, e la dico qui, che questo multiverso non sia altro che il lato nero dell'universo che scende dal Dio unico e che non c'entri niente, per esempio, con una rivelazione che è una rivelazione trinitaria, che è il cristianesimo. Che non è specialità del cristianesimo. No, praticamente è quella che io conosco. In tutte le religioni c'è questa visione trinitaria, non espresso come dogma cristiano, ma da altre forme. Altrimenti Dio non c'è un mistero. Altrimenti un Dio uno sta là. No. Sta là, sta qui, sta dappertutto, per dirlo così. Beh, sono troppo d'accordo. Io lo stesso sospetto. Il multiverso è una forma intelligente e che per il momento può servire anche per una certa tolleranza. Ma vorrei forse prenotare, quando io mi permetto di criticare l'Occidente, è perché l'Occidente è criticabile, è perché l'Occidente è il più grande valore che noi abbiamo finora. Le altre religioni che hanno dominato non l'hanno dominato perché erano cattive, perché erano violente, avevano un valore superiore. No, scusami, al rovescio. L'Occidente aveva un valore superiore agli altri. Non si imposto soltanto per la violenza, per l'astuzia, perché ha un valore, non si può negare. Ma da qui a assolutizzare l'Occidente, da qui a vedere che il mondo attuale non può più vivere col monoteismo, che dopo 2000 anni, e la cosa domanda rispetto, cautela e anche prudenza nel senso più aristotelico della parola. Se c'è una chance per il terzo millennio cristiano e che questo terzo millennio prenda sul serio, per utilizzare una parola di aggancio neotestamentario, la kenosi. L'annichilamento della fede non ha oggetto. Confondiamo la fede con la credenza. Le credenze sono diverse, sono contraddittorie, possiamo discutere su di esse, ma ogni uomo ha fede. E poi, come tutto sta nel linguaggio, uni e gli altri hanno accettato questa divisione di potere. Io sono non credente. Scusi. Lei è non credente perché non crede quello che io credo. E chi ha detto che quello che io credo è il criterio della credenza? Lei crede nella donna, lei crede nella bellezza, lei crede nella giustizia, lei crede nel denaro, lei crede in tutto quello. È credente come io. Ogni uomo ha fede. Detto teologicamente, e poi l'ho difeso anche più teologicamente, la fede non ha oggetto. La credenza sì. Ogni uomo ha fede, ogni uomo è consapevole dell'infinito, è consapevole della sua ignoranza, che non sa tutto, che c'è tutta una realtà opaca alla mia intelligenza, all'intelligenza umana anche. E quindi, e questa è la fede, questa consapevolezza del mistero, questa consapevolezza dell'ignoranza, che poi, come siamo anche esseri razionali, io cerco di interpretare questa fede secondo i parametri culturali e religiosi che ho ereditato della mia cultura. E allora la spiego in una certa forma. E queste credenze sono diverse. Chi si pone alla sequela di
una chiamata di questo genere, non necessariamente quella cristiana, per noi quella cristiana. E poi deve mediarla sostanzialmente, dicevi tu, cioè derivo da una cultura, da un momento storico, un modo per esprimerlo, per incarnarlo, eccetera. Ovviamente la lettera di Ogneto. I cristiani vivono nella città del mondo a cui è dato loro vivere e non l'altro, e si distinguono, no, si caratterizzano. E questo è il discorso. Si caratterizzano come? C'è una caratteristica cristiana? Ho È una domanda. una risposta. Che penso che nessun cristiano mi può contraddire. L'amore. Ma l'amore non è specialità dei cristiani. L'amore non è unico. Parlare dell'amore cristiano è una ridondanza. È amore. Perciò io mi sono permesso di questa bella enciclica del Papa, di una forma anche molto indiana, se volete. Deus caritas est. Dio è carità o Dio è amore. 100%, d'accordo. Ma attenzione, virgola. L'amore è Dio. L'amore è Dio. Ogni amore autentico. Ogni amore vero è divino, è Dio. Questo è stato anche, poi l'ho visto, beh, lo sapevo, ma a me è stato spontaneo, la modifica che ha fatto questo genio ancora non del tutto capito e tradito dal suo popolo, Mahatma Gandhi. Dio è la verità. E Gandhi diceva, la verità è Dio. La verità è Dio. E questo è tutto suo satyagraha. E questo servizio e afferramento alla verità. Una verità che non è intellettuale, che anche dal punto di vista di tutte le lingue dell'India, verità e realtà sono praticamente la stessa parola, satyam o satya, essere, la realtà è la verità, e la verità è la realtà, e della realtà noi non siamo i padroni, e quindi qualsiasi pretesa di possedere la verità è una bestemmia. E poi direi qui, per stare in buona compagnia, Tommaso di Aquino, quindi Indiscutibile. indiscutibile, è un genio, è tanto sconosciuto, è deformato. Noi non possediamo la verità, casomai siamo possessi da essa. Quindi lasciarsi possessionare, impregnare dalla verità, essere un possesso. E allora sei automaticamente umile, perché ti rendi conto che la verità ti possiede e che non sono padrono. Io non sono padrono della verità. Criteri di verità, criteri. Allora, criteri Esatto. di verità, ma anche criteri di realtà. E questo cosa vuol dire? Che noi, poveri uomini, Non siamo al abbiamo. costruire una società su che cosa? Perché poi c'è anche appunto questa dimensione, se tra verità e realtà non c'è questa distinzione, C'è giustamente. distinzione, non c'è separazione. Certo. E allora che cosa costruiamo? Ossia, in nome di cosa noi andiamo a costruire una società, un sistema di relazioni che sia sociale? Perché voglio affidarmi in un nome che mi protegga? In nome di cosa? In nome di Dio. In nome di Dio si sono fatti i più grandi crimini e anche le più grandi virtù.
ma ambedue i casi, perché devo perdere la mia spontaneità? Perché devo cercare sempre un perché a quello che faccio? E qui allora Aristotele, la causa finale, la causa certo. più principale, è deve fare le cose sempre per un perché. Il rose non ha perché, diceva Jacopone da Todi. Di rose son vaum, di Angelo Silesius. Florisce perché fiorisce. E, no, e non lo fa per... No. La spontaneità, o quello che io dico, la nuova innocenza. E l'abbiamo perso. Ma volerla recuperare, no. Per una volta Yahweh non era sbagliato. Voleva evitare la più grande tentazione che ha l'uomo, voler tornare in paradiso. E due arcangeli con spada di fuoco difendere l'entrata in paradiso per evitare la tentazione di voler creare qui un'utopia, un marxismo, un comunismo, un capitalismo, con la migliore delle buone intenzioni. Tutti vogliono fare queste cose qui. Certo. Ma poi questo sta legato a una cosa molto più sottile. Mi scusi se faccio un po' di filosofia. No. Alla visione della storia. Noi abbiamo ontologizzato la storia e abbiamo creduto che la cosa storica è la verità. E anche nell'India ci sono quattro livelli della verità o della realtà, e uno è il primo, è lo storico, che sarebbe quasi quasi meno importante. Io ho vissuto una volta, e queste piccole cose aiutano a capire quello che voglio dire, perché altrimenti sarebbe un discorso troppo lungo. A Vrindavan, la patria di Krishna, Krishna Das è amico di Krishna, e c'era, eravamo tre, un amico, un Vaishnava, Vishnuvita, discepolo di Krishna, e un cristiano, che in quel momento era un pastore protestante, ma non importa, cristiano. E il cristiano, con molta buona volontà e simpatia, stava criticando a questo Krishna che dal punto di vista storico non è molto edificante, con le gopi, con le cose, tutte le cose, ma che poi diceva, ma dopo tutto Krishna non esiste, è una leggenda, non si sa nemmeno se è esistito o non è esistito. Io ero un po' nervoso per ragioni di questo, beh, mio carattere, perché pensavo che fosse quasi quasi un insulto a quel Vaishnava, che le diceva che Krishna, leggenda, non esiste. E l'altro era contento, diceva sì, evidentemente, chiaro! Cosa capiva l'altro? Che, perché invece Gesù Cristo è sostanziale, è reale, è esistito, sappiamo la storia, un po' deformata, ma la sappiamo veramente, non si può negare la sua esistenza. Beh, e l'altro diceva, ma evidentemente sì, 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 a tutto. Cosa capiva lui? Che Gesù era un grande personaggio storico, come Napoleone, come Akbar, come... un grande personaggio storico, punto basta. Ma che il suo Krishna, il Krishna dello spirito, il Krishna del suo cuore, questo è il Krishna reale, questo è il vero Krishna. Non quella figura storica che va, viene, muore, eccetera, eccetera. Quindi siamo due mondi e che non possono adesso negare un dialogo nel senso più etimologico della parola, dia ton logon, attraverso il logos. Il dialogo, quando il dialogo è soltanto logistico, non porta niente. Perciò io ho cercato di creare questa parola di dialogo dialogale, che è molto diverso del dialogo dialettico. Il dialogo dialogale comincia con l'ascolto.
e per ascolto devo fare un po' di vuoto dentro di me e un po' di silenzio. E senza il silenzio, a me sembra che allora... è che non si fa nulla. Non si fa assolutamente niente. Viviamo sempre in fretta, sempre una cosa dopo l'altra, sempre buscando un telo, buscando una finalità buona, cattiva, come se il tempo fosse una strada che prima portava al cielo, all'inferno o al limbo, adesso porta al siamo così, tolleranti, va bene, porta al nulla, porta all'assurdo, porta alla catastrofe. No, il tempo non è nessuna strada. Io sono tempo, io sono spazio. Non vivo nello spazio come in un container dove mi sento a raggio o non a raggio. E qui è la grande sfida interculturale, dove il tempo, la storia, che noi consideriamo qui come criteri di realtà, forse non sono tutta la realtà. Forse la mia vita, come posso essere io felice in un mondo ingiusto? E come posso essere io felice se vedo che questa ingiustizia continua? E il sindrome di venceremos, we shall overcome, déjà vu, l'abbiamo sentito tante volte, che adesso le generazioni attuali dicono, beh, questo non funziona, non funziona. Quindi vivere per un futuro non va. Perciò io, come io devo spezzarmi in alguna forma, ho imitato questa parolaccia quasi quasi di tempiternità. Anche questa è una parolaccia. Sì, che vuol dire? Che l'eternità non viene dopo il tempo. Chiaramente no. Che viene dopo? No, dopo la morte viene la morte, punto. L'eternità non è un'altra cosa. Ho detto in parole del catechismo, il giudizio universale e il giudizio particolare coincidono. Vabbè. Questi ragazzi, queste giovani generazioni, ragazzi, gli adolescenti, i giovani che vivono qui, che giustamente non riescono a percepire una felicità spostata nel tempo, esatto. E che rischiano d'altra parte di accontentarsi di una pseudo felicità, che è quella di un presente che non scorre, tra l'altro forse perché il tempo non scorre per niente, ma questo è un altro tema ancora. Ecco, questi ragazzi, come possiamo pensare di... così, averli davanti agli occhi e non sapere cosa dire, perché noi non sappiamo cosa dire. La mia è una generazione, l'ultima generazione che ha pensato di poter costruire. Sì. È quella del 68. Esatto. E poi? E poi? È caduta. E poi? E questi? Beh, soluzioni non ci sono, ma prenotanda. L'epidemia più profonda attualmente è la superficialità, la banalità. C'è una leggenda musulmana dove questi intellettuali musulmani, il mullah, che avevano già vissuto un po' la modernità, eccetera, eccetera, andarono da là per dirgli, senti, con tutti i rispetti, il Corano è pesante, è difficile da capire, è troppo lungo. Dovresti fare un digest, una cosa più, una sintesi più, più amena, più chiara, più facile, più breve. E allora Allah si convince, perché ascolta, Allah sempre ascolta gli uomini, e chiamò a Gabriele e gli dettò questo breve trattato del Corano e lo inviò al mondo a passare il messaggio.
e Gabriele non tornava. E benché il tempo in cielo sia un po' diverso, Dio cominciava a essere un po' nervoso perché Gabriele non torna. Finalmente Gabriele torna, con la faccia, con le ali tutte. Il povero Gabriele, e Gabriele dice: guarda, ma cosa è capitato, cosa è capitato? Dice: non hai passato il mio messaggio? E Gabriele dice: sì, lo è passaggio, ma gli uomini non avevano il tempo ad ascoltarmi. Non avevano il tempo di ascoltarmi. Ciascuno preoccupato con le sue cose. Ma il prezzo è la felicità. Sei felice? E quante persone possono dire sì? E allora? Cosa possiamo dire a questi giovani? Cosa possiamo dire a questi giovani? Cosa possiamo dire a questi ragazzi che maturano, che passano loro nel tempo se il tempo non passa attraverso loro? Sì, che siano coscienti che stanno costruendo la sua felicità e che il prezzo della felicità non è la cosa immediata, che non è nemmeno guardarla per un futuro, ma che scoprano questa dimensione di profondità, di interiorità, di realtà, di ogni momento. Hanno ragione, non è per dopo, ma un po' di carezza mi dà la pace, mi dà la felicità, forse no. E allora uno capisce che quello che devo fare è purificare il mio cuore, che è quello in dove tutte le religioni coincidono: la purezza del cuore, la purezza dell'intenzione, e il resto va bene, ma senza questa purezza, senza questa libertà, per questo nessuno te lo comanda e non c'è un criterio. Io so quello che vale, ma quando entro dentro di me sono sincero. Sei sincero? Non dici questo? O vai un cosmetico e allora con queste cose una maschera. Senti, una riflessione che poi mi viene così perché mi viene dal mio mestiere e faccio televisione da tanti anni. C'è sempre stato un nodo che mi sono messo davanti, non perché me lo sia messo davanti io, ma perché me l'ha messo davanti qualcuno che poi è diventato Papa, Paolo VI, ma quando era ancora arcivescovo di Milano, era il Cardinal Montini. Un giorno, io ero piccolo ovviamente, l'ho letto dopo, ma arrivò a parlare agli operatori dell'informazione, della comunicazione. Il Cardinal Montini aveva questa attenzione molto mirata, pausata, e disse forse una delle cose più, come dire, sconvolgenti che potesse dire, ossia, disse: voi dovete fare comunicazione pensando che la comunicazione, io credo che valga anche per così questo discorso di un costruire società senza voler essere titani, ma dovete fare comunicazione come se il vostro intento fosse quello di proporre una chiave di comportamento, un modo d'essere che specchia le relazioni che intercorrono tra le persone della Trinità. La Trinità? Sì. Che relazione c'è? È una relazione di amore. E cosa vuol dire? Uguaglianza. È relazione personale, anche con la Trinità. E quindi io non posso amare l'umanità, posso amare te. E posso amare la grande sfida. A me mi è costato molti anni, lo devo confessare. Dicevo cose belle, ma che allora sei vulnerabile. Amare il nemico come te stesso. Amare l'amico, amare l'altro, amare il ricco, amare il buono, amare quello che è il mio partito, amare il correligionario, va bene. Amare il nemico, amare quello che io penso che è un farabutto, non è facile,
Ma nessuno ti ha detto che la vita sia facile. Nessuno l'ha detto. E se non mettiamo la vita a rischio, non la viviamo. Poi, posteriore, capisce che non è felice. Che è il grande criterio di dire, sono veramente felice? Veramente sono libero? Sto costruendo il mio destino? O sto aspettando Godot? Aspettando sempre un futuro che non arriverà mai? Il futuro non esiste, è una proiezione della mente. Esiste solo il presente. Ma il presente lo devo approfondire. Per detto questo teologicamente, io ho un principio teologico. L'esperanza non è di futuro, l'esperanza è dell'invisibile, di questo regno invisibile che esiste nel cuore di ogni uomo, che ognuno di noi è capace di scoprire, e allora si sente quando ama, altrimenti scivola. E allora cosa devo dire a queste generazioni? Che siano loro stessi, che siano felici nel senso più profondo di felicità, non di superficialità. Io mi sono trovato tante volte, anche in confessione, e poi uno dire, non dico sei pentito, sono pentito ma non sono pentito, ma non so se sono pentito. Sei felice con questo che hai fatto? Puoi vivere la tua vita con tutta questa cosa che hai fatto? Che non dico sia buono o cattivo. Allora, impara. Impariamo, tutti quanti. Le cose sono troppo semplici, che non vuol dire che siano facili. Ma è questa semplicità, abbiamo complicato le cose, e tutto è complicato, e comandamenti, e leggi, e legislazioni, che per circolare qui per la destra, là per la sinistra, ma va bene, è necessario, altrimenti lo scopro e lo imparo degli altri, che si deve fare per arrivare a un certo punto, ma punto basta, non mi tocca, è una regola pratica. Stai dicendo allora che rispetto a quello che avviene a livello epidermico, superficiale e così via, il problema non è che l'Occidente si converta all'Oriente, né no, che l'Oriente si converta all'Occidente, no. Con la conversione di ben altra portata, di ben altro livello, più, come dire, più personale, più di relazione, sì, più di visione. Il regno di Dio, la parola greca, l'inglese, che è una lingua ricca, ha tre forme di dirlo. Entos è la parola greca, entro di voi. Che vuol dire entro? Nella mia interiorità, nella mia intimità, no, nel mio egoismo spirituale. Io rinuncio al mondo, vado in un piccolo momento isolato, no. Il regno di Dio è within you, dicevano in inglese, among you, tra tutti di voi facciamo qui un paradiso. No, è between you, nella relazione umana. Se nella relazione umana, se nel mio amore a un'altra persona io non scopro l'amore e Dio anche, non so male. Se nella relazione con i miei figli o con i miei amici o con chi sia, non scopro il microcosmo che è il macrocosmo, come dicevano i greci, tutto il mondo. Volendo salvare il mondo, così andiamo. Ma per salvare me stesso, questo stesso non può essere il mio egoismo, non può essere il mio ego. Perché il prezzo è rinunciare all'ego, e allora sei libero. Non sappiamo gestire la nostra libertà.
E qui forse Dostoevsky aveva di nuovo ragione. Quando voleva la gente, che la grande tentazione vuole regole, vuole. E allora per dove deve andare? Dobbiamo andare. Tu lo sai, scopri il tuo cammino, cammina con le tue gambe. Allora, vogliamo strade. Io ho fatto un piccolo studio molto breve della la deformazione psicologica nella mente dei cittadini delle strade. Camminante non hai cammino, diceva il poeta, non c'è cammino, il cammino si va camminando. E noi per andare a un posto abbiamo bisogno di una strada, e se asfaltata ancora meglio, e se più rapida, più rapida. La via non è la strada, la via verso la salvezza, la via verso la felicità non è una strada già fatta. E c'è quella che costruiamo. C'è una bellissima preghiera di Rabindranath Tagore dirigendosi a Dio. Tu mi hai costretto con la mia libertà, con la mia libertà. Mi hai costretto. E questa libertà è la nostra. E la dignità umana. Ma questo rispetto alla libertà non vuol dire libertinaggio, tutto il contrario. Bisogna avere alcune regole, ma non sono ontologiche. Dritto divino una bestemmia, detto in un'altra forma. Senti, nel tuo cammino, che è stato abbastanza lungo, cronologicamente parlando, non so se io ho vissuto meno o più di Mozart, o di Pico della Mirandola, allora, non lo so. Non lo sa nessuno, non lo sapremo. Il tempo non è misurabile. No, è vero. Questo lo posso dire di una forma molto, molto più vicina, normale, a qualsiasi persona. Intelligente o no, senta, lei mi vuole far credere che un'ora di dolore, un'ora di ansietà, un'ora di gioia, un'ora di sonno, un'ora di pace, tutto sono 60 minuti? No. Quindi la misura del tempo non è il tempo. Il tempo non è misurabile. Che cosa si misura? Ossia, nella tua vita cosa hai misurato? Io certo non misuro niente, nemmeno me stesso. Mensura? Beh, non vuoi entrare nella. Perché il numero ponderet mensura lasciamo da parte. Sì, lasciamo da parte, esatto. La radice ultima è la stessa che misura nel senso di prudenza, nel senso di proporzione, che vuol dire bellezza. Che, detto un po' parenteticamente, la difesa che fa Gesù a quella scena più erotica del Nuovo Testamento. La Maddalena, i capelli, il profumo, i baci, i piedi, e tutti, incluso gli apostoli, si scandalizzano. Qual è la difesa di Gesù? Il greco è ambivalente, e le traduzioni per bene dicono soltanto ha fatto una buona opera. Il greco dice ha fatto una bella opera. Senti, se quello non è bello. E chi non vive la forza della bellezza di quel passaggio, il suo cuore non è puro,
non si può negare che è una bella opera. Lascia perdere, sì, sì, sia buona, non buona, sì, è bella. Che poi nella una parte della tradizione ortodossa greca dice che il primo attributo di Dio è la bellezza. E questo l'abbiamo perso anche. Ma vogliamo recuperarlo. E questa è una grande speranza. Avendo toccando fondo, penso, e rendendoci conto che questo così non ha futuro, e questo è il messaggio della, nuova, della giovinezza, che poi è un altro cammino, ma tocca a noi non dare cattivo esempio. Se tu volessi adesso, guardando in questa telecamera, lanciare così una parola, l'ultima, che è quella che saluta in qualche maniera, augura qualcosa a questi amici che si ritroveranno ad Assisi, si ritrovano ad Assisi, i verbi sfuggono sui tempi, su questo tema. Abbiamo detto che l'identità è un tema sbagliato, l'identificazione è un'altra cosa, abbiamo detto che c'è una ricerca, che c'è un approfondimento, che c'è uno scendere in se stessi per capire. Abbiamo detto che è un problema di conversione, ma non di conversione da un pezzo di mondo all'altro, dal secondo al primo. Cercare cosa? Beh, io non ho preparato niente, non lo so, ma quando mi fa questa domanda mi viene in mente forse la mia deformazione cristiana o cattolica. Mi viene in mente il messaggio che lascia le due uniche parole del Cristo risorto: non avete paura e la pace sia con voi. Niente di più. Senza paura e con pace.